alla montagna, che va dalla zona dal lago alla montagna, che va dalla zona industriale del piano, che va, confiniamo con l'Italia, che è anche un'attrattività che noi dovremmo proporre e che dovremmo proporci verso di loro, e queste sono le scelte importanti da fare, indipendentemente poi da dove si vorrà collocare qualsiasi campanile che abbiamo in testa, ecco. Ma per primo piano quello che ha detto Maurizio, veramente al 100%, perché nel mio cuore io ho dato inizio alla direzione, credo alla direzione per la qualità di vita localmente, quindi per un miglioramento dei servizi e un aumento dei servizi, sì alla razionalizzazione, sì al risparmio dove si può, ci mancherebbe, ma andare oggi a dire ai cittadini risparmiamo destra, risparmiamo sinistra, chiudiamo un po' le cimbie, i servizi vediamo un po' ritenere più o meno quelli che ci sono, io personalmente non sono d'accordo, mi dissocio completamente, ma non adesso, ma questo ho sempre fatto, in base a dei discorsi anche dell'ASCO, c'era una sfilza di servizi che noi pensiamo di poter offrire come sindaci o ex sindaci, pensavamo di poter offrire, stanno con i piedi per terra, ci mancherebbe, ma la gente anche ha votato di sì, comunque chi per il bustino dell'asilo, chi per la polizia, a Piazzale noi non avevamo la polizia, quindi entrando a far parte del nuovo comune avremo comunque una polizia comunale, ecco, questi sono tutti una serie di servizi, chiaro che costeranno, ci mancherebbe, io sono convinto che investendo lì, a me bisogna andare con i piedi di piombo, bisogna fare un buco profondo perché poi le nuove generazioni troveranno dei debiti a pagare, però investendo sulla nostra qualità di vita, sulla nostra attuale, incentiveremo le aziende ad arrivare, incentiveremo le famiglie ad arrivare e anche i turisti chiaramente, però secondo me bisogna veramente investire nella qualità di vita locale, che qualità di vita ci mancherebbe, va legata, va dall'ambiente alle rive d'acqua, al piano regolatore, al tipo di zona industriale, ai trasporti, questo non aspetta a me a dirlo, ma io sono veramente propenso e fiducioso a questi investimenti, ma non investimenti milionari, ma investimenti anche in energia, in tempo e risorse, al miglioramento dei servizi, ugualmente alla popolazione, la popolazione l'abbiamo tra virgolette promesso prima dell'aggregazione, secondo me qualcosa si aspettano. Scusa Nacio, posso? Attenzione di non confondere qualcosa tu, io anch'io sono, ma bisogna, come hai detto tu, avere i piedi per terra, perché ha ragione chi diceva Mauro Ponti prima, che dobbiamo fare attenzione di proporre cose che sapremo, potremo realizzare. Certo, assolutamente. No, assolutamente, assolutamente. Però, appunto, già, scusami, già nella situazione dei comuni o in diversi posti, noi attualmente già stiamo vedendo come si può razionalizzare, eccetera, eccetera. Ma questa direzione va bene, è giustissimo, e sottoscrivo il lavoro fatto del team fino adesso, sottoscrivo in pieno un rapporto che presenteremo, comunque, qualche piccola modifica, assolutamente, e quello è un buon punto di partenza. Da lì via però voce ai cinque municipali, voce a loro, ai nuovi politici, ma per amor di Dio guardiamo avanti, miglioriamo la nostra qualità di vita, perché tanti comuni piccoli come il mio, alcuni servizi non hanno mai potuto permetterselo e hanno creduto all'aggregazione anche per questo. Forse prima. Sì. Ma io sento un po' quelle che possono essere le priorità, vabbè, della mobilità, che sicuramente è un tema molto dolente nel Lambaronio, però sono convinta che se si punta su dei progetti, se si punta su uno sviluppo territoriale, si deve puntare comunque su un equilibrio di quelli che sono dei progetti. Quindi non ci si potrà concentrare unicamente su un progetto o unicamente su quell'altro. Bisognerà veramente fare attenzione a portare avanti delle tematiche in modo equilibrato per riuscire comunque a contentare tutti i progetti che necessitano di nascere. E questi primi due anni effettivamente saranno decisivi. Io la vedo anch'io un po' come era già stato detto. L'impostazione che viene data adesso dovrà essere sarà fondamentale anche fra 10 anni probabilmente. Quindi penso che una buona riflessione anche economica, che è una cosa sempre difficile, e poi sarà da valutare dove veramente verranno stanziati i soldi, perché tutti noi, dal colore politico anche diverso, magari oggi diciamo la mobilità, ma poi sarà stanziare i soldi per questa mobilità e lì forse emergeranno delle nuance politiche e delle sensibilità diverse. Quindi è giusto puntare e anche dare degli slogan su quello che sarà una mobilità sostenibile, ottimizzata su quella che sono i diversi mezzi di trasporto, però nonostante ci sia questa priorità sulla mobilità, la vedo comunque in un concetto equilibrato di tematiche che bisognerà portare avanti. Quindi
Io penso che si debba comunque tener conto delle diverse esigenze che ci sono e non unicamente puntare su un'unica cosa e dimenticare l'altra. Quindi questo sarà anche importante per l'impressione per le future autorità, riuscire a fare un discorso comunque sempre equilibrato, ponderando bene quelli che sono gli interessi in gioco. E gli interessi in gioco io ho la tendenza di valutarle sempre dal punto di vista delle persone meno fortunate e quindi a priori questa attenzione mi permette di valutare anche chi è la persona più svantaggiata e quindi la sensibilità in certi ambiti aumenta. Questo è un po' quello che no, volevo solo dire che forse non sono più riuscito bene a esprimermi, è chiaro, le finanze non quelle che sono e non penso che proprio ormai la torta è quella che è, dopo saranno anche i stessi, ma quello che volevamo è anche attirare un po' gente nuova che magari venisse a abitare fisso nel Gambarogno, perché la zona è bellissima e forse lì prima dovremmo investire qualcosa, come ha detto anche il Maurizio, per i trasporti, perché tanta gente che parla e dice ah, mi piacerebbe anche abitare a Cerra o a qui nel Gambarogno, ma come ha detto bene il Maurizio, i miei bambini devono andare al liceo, devono qui, quindi c'è i trasporti, io non voglio sempre portarli a destra a manco con la mia macchina privata e magari prima che la gente viene, come in ogni commercio, prima di cogliere i frutti si deve investire, e più in quel senso volevo dire. Volevo solo dire, per vedere come è passato anche di più, possono parlare anche i candidati al municipio, lasciare parlare solo i candidati al municipio. No, perché ha parlato il Ruraschi, loro dovevano parlare. Tutti hanno facoltà di dire a loro. Che vi vogliamo togliere la parola. La condizione mi sembra era quella, parlavano i candidati al Consiglio Comunale, quindi si era tutto da scontare peraltro. Ma vorrei soltanto dire una cosa, che secondo me in questo progetto che sta partendo adesso dobbiamo avere forse un attimino un po' più di ottimismo. Cioè, mi sembra di sentire questa sera una certa negatività in quello che sta incominciando, si teme di qua, si teme di là, si teme il campanilismo, le questioni finanziarie. Partendo anche soltanto con un moltiplicatore di 85%, possiamo dire che a Bologna siamo fortunati, abbiamo una disponibilità finanziaria che possiamo gestire per far partire questi progetti, queste idee che ci sono in testa. Si parla di campanilismo, ma il campanilismo oggi è il Gambarogno, non è più il paese. C'è questa scorza dove ci identificavamo nel proprio campanile vero e proprio, non c'è più. Chi ancora dice io sono soltanto di Santa Ponte, secondo me sono veramente pochissimi. La maggior parte è del Gambarogno, per cui dal momento che ci identifichiamo in tutta la regione abbiamo una potenzialità che in pratica la pensiamo alla stessa maniera. Da Pontone fino al confine, quindi grosse difficoltà in questo senso non ne vedo. Si parlava poi di difficoltà di trasporti eccetera eccetera, effettivamente boh, in Gambarogna abbiamo delle difficoltà di trasporto, dobbiamo però anche renderci conto che nelle nostre regioni non si potrà arrivare a organizzare un trasporto pubblico su misura per tutti quelli che hanno bisogno di spostarsi, a prescindere dal fatto che immancabilmente ognuno dovrà mantenere il suo veicolo privato per spostarsi, perché quello che sta a Sant'Ambogno, che scende, che va a Locarno, difficilmente arriverà ad ottenere un trasporto pubblico su misura, perché a un certo orario lui dovrà andare a Locarno. Quindi anche di questo dobbiamo pure essere coscienti. Quindi su tre mezzi di comunicazione che abbiamo nel Gambarogno, ferrovia, vago e gomma, sicuramente bisognerà ottenere qualcosa di un po' più positivo, ma non bisogna pensare che si potrà arrivare a stravolgere questo sistema di movimento pubblico, arrivare a ottenere quello che magari hanno in una città. Quindi anche questo deve essere coscienti. Quindi secondo me si parte senz'altro una razionalizzazione, un risparmio dove effettivamente bisogna risparmiare, ma nel Gambarogno non siamo poi messi così male da dire ok, dopo l'aggregazione cambiamo, giriamo completamente pagine. C'è una struttura, funziona e secondo me bisognerà effettivamente migliorare quei punti dove abbiamo una debolezza, dove abbiamo delle carenze, ma non siamo così malmessi. Chi ha un po' esperienza e guarda un po' cosa c'è nel resto del Ticino, sicuramente se ne rende conto. Noi siamo molto malmessi in termini di mobilità, scusi. Sì, ma è...